Buonasera, in questo terzo appuntamento di Focus On approfondiremo una tematica di fondamentale importanza per la salvaguardia di tutti noi e lo faremo con i nostri ospiti, membri dell'associazione Avis. Tratteremo l'emergenza sangue e l'importanza delle donazioni con Erika Dagrosa, consigliera Avis di Potenza e referente per tutto quello che concerne i rapporti dell'Avis con la scuola, e Natale Picone, veterano Avis con oltre 100 donazioni all'attivo, ex presidente Avis comunale di Potenza e responsabile delle convenzioni con gli enti e le istituzioni. Vi ringrazio per essere qui. Grazie L'Associazione Volontari Italiani del Sangue è un'associazione che, come dicevo prima, persegue un fine di utilità di interesse pubblico, che è quello appunto di garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti non solo nel periodo delle emergenze, ma durante tutto l'anno. Oggi infatti l'Avis, grazie a questa missione che si predispone, è la più grande organizzazione di volontariato del sangue in Italia e grazie ai suoi volontari e ai suoi associati riesce a garantire circa l'80% del fabbisogno nazionale di sangue. L'associazione nasce da un appello lanciato un bel po' di tempo fa, nel lontano 1926, da un medico, Vittorio Formentano, e il suo intento era quello di costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue. A quel suo appello risposero soltanto 17 persone inizialmente, ma nonostante questo riuscirono a fondare l'Avis nel 1927. Successivamente, poi nel 1946, nasce l'Avis nazionale, che è presente sul territorio nazionale con oltre 3.400 sedi e ben oltre 1.300.000 soci. Ora mi viene da chiedere subito a te, Natale, visto che sei in Avis da tantissimo tempo, se vuoi parlarci brevemente dell'Avis comunale di Potenza, di come è nata, di com'è l'organizzazione della vostra associazione. Certo, buonasera a tutti gli spettatori. Ringraziamo intanto la Web TV nella persona della giornalista Flavia Adamo e dei tecnici Giuseppe Pupillo e Antonio Amati. Per quanto riguarda, come dicevi tu, la nostra organizzazione a livello regionale, è un'associazione che si sviluppa su 100 comuni a livello regionale. E che nel 2020 ha fatto registrare 16.113 donazioni, con all'attivo 16.099 donatori. Poi ci sono altri soci che non sono donatori per varie ragioni, e quindi il totale è 16.744 in tutto. Anche in una regione come la nostra, un po' piccola, abbiamo dovuto purtroppo, per ragioni che sappiamo tutti in Italia, il fatto che molti giovani vanno all'estero, emigrano in altre regioni, quindi si è impoverito un po' il numero di donatori. Questo ci mette un po' in allarme perché oltre a questo ci sta l'invecchiamento dei donatori che per anni hanno donato e quindi noi cerchiamo di sviluppare quanto più attività nelle nostre comunali e soprattutto nella comunale di Potenza, per cercare di far avvicinare la nostra associazione quanto più giovani possibile. Per questo è importante che tutti ci credano in questo, anche perché ognuno di noi può, a me dispiace dirlo, capitare e arrivare in un letto d'ospedale. E non vorrei che solo quando si arriva a quei livelli poi si capisce la necessità di donare. A mio avviso dovrebbe essere un fatto civico, che tutti, quelli che stanno bene ovviamente dai 18 anni ai 65 anni, come prevede la legge, possono dare parte di sé, anche perché voglio tranquillizzare i giovani che magari non lo sanno, in un corpo umano viaggiano circa da 5 a 8 litri di sangue. La donazione si aggira intorno ai 250 grammi, che in 10 minuti massimo è fatta, quindi non disturba il corpo umano e quindi anzi addirittura, dato che le nostre cellule nascono e muoiono a migliaia nella nostra vita giorno per giorno, se andiamo a stuzzicare un poco il fatto di una donazione, si riesce ad averle un po' più fresche, diciamo così, se vogliamo arrivare a dire questo. E quindi si migliora anche la vita dei donatori. Io non ne sono la prova lampante perché con i miei 76 anni, ringrazio Dio, sto bene. Bene, infatti io prima facevo riferimento a quello che è lo scopo proprio primario dell'Avis, che è quello di garantire costantemente un'adeguata disponibilità di sangue. Quindi bisogna donare non solo quando si è in emergenza, ma farlo ogni volta che si può. E
E per farlo bisogna creare una vera e propria cultura della donazione. Quindi chiedo sempre a voi, membri dell'AVIS, come pensate di poter diffondere questo messaggio? Quali sono i vostri obiettivi e come cercate magari di portare nuovi donatori alla vostra associazione? Perché purtroppo, si sa, fisicamente, come dicevi prima, non si può donare sempre per una questione proprio di benessere fisico e c'è bisogno di garantire nuovi donatori per far sì che ci sia sempre una continuità in quello che è il Certo. vostro obiettivo. Come fate questa cosa qui alla vostra associazione? Noi cerchiamo di avvicinare quanto più gente possibile alla nostra associazione in tutti i ranghi, ovunque c'è gente. Tant'è che io mi sono permesso non lo so se l'ho coniato io o qualcuno prima di me, io dico dove c'è vita c'è Avis. Questo sta a intendere che ovunque ci sta attività umana ci deve essere l'Avis, ovviamente nei limiti consentiti. Poi non dimentichiamo io stesso, i donatori sono fatti di carne e ossa come tutti quanti, quindi si possono ammalare e in periodi particolari possono non donare, non per loro colpa, ma perché sono malati. Possono invecchiare e questo l'abbiamo detto prima. Quindi c'è bisogno del ricambio donazionale. Questo ci porta a dire, quando facciamo i consigli, oppure in tutte le attività che facciamo, di recarci presso le scuole, presso gli enti, presso le forze armate, ovunque c'è la possibilità di poter attivare questo circolo che poi è virtuoso per fortuna perché è un passaparola, dovunque c'è gente. Quindi infatti le convenzioni che tu sei il promotore di questo tipo di attività, con quali enti magari è più semplice poter stringere convenzioni? No, le convenzioni, a parte con gli enti che sono fatti in modo diverso, ma le convenzioni di cui parlavo io, erano quelle proprio con tutta l'attività umana, quindi con i commercianti, con i medici, con tutto quello che noi possiamo trovare sul nostro territorio. Di modo che è una cosa importante anche questa, perché facendo convenzioni che questi amici che poi accettano, non ho mai trovato nessuno che ha rifiutato, noi diamo la possibilità ai nostri donatori di avere un po' di sconti, di poter usufruire di sconti, sempre previo presentazione della tessera associativa. Tesserina. E chi ci fa questo, chiamiamolo piacere o favore, come volete, mette nei suoi archivi più gente che può andare a comprare, quindi già una miriade di numeri abbastanza importanti, visto che noi siamo intorno ai 2500 a potenza. E questo tipo di attività sono sempre state fatte sin dall'inizio nella vostra associazione, oppure è cambiato anche il modo di donare e Sono di state fatte, però si è dovuto avere una visione diversa perché tutto muta nella vita e Ci siamo anche qui. dovuti E modernizzare, si è ad esempio modernizzato. la nostra presenza sui social, quindi. Anche questo è importante. Lasciamo la parola Sì, a lei. no, no, era No, solo no, vai, vai, per. vai. È venuta solamente in tuo No, no, aiuto, è sulla giusto, parte, giusto. diciamo, È giusto. social e Sì. innovazioni, questo. Quindi io mi ricordo che prima abbiamo detto comunque che anche il modo di donare è differente oggi e tu puoi darci testimonianza di questo, Certo, diciamo, un iter completamente diverso, forse. sì, prima c'erano momenti difficili, prima non esisteva il donatore di sangue, c'era il datore di sangue, cioè colui che andava in ospedale, donava, dopodiché passava dalla cassa e prelevava, Riscuoteva. cose che noi abbiamo aborrito da anni, tant'è che quella legge in Parlamento l'abbiamo fatta abolire. Ed è sorta negli anni, negli ultimi anni dell'80, i primi anni del 90, una nuova legge che nominava donatori di sangue. Tant'è che noi, in effetti, noi siamo depositari di qualcosa che dovrebbe fare la sanità per lo Stato. E ci è riconosciuto una certa cifra ogni donazione per il sostentamento dell'associazione, perché l'ammalato non paga nulla. Ma ci sono le spese per la sacca, per il medico, per l'infermiera e tutto quello che ci gira intorno. Queste sono cifre piccole ovviamente, però per mantenere un'associazione come la nostra, specie nella comunale, dove ci sono due impiegati che giornalmente devono lavorare per poter chiamare i donatori, sapere se stanno bene, controllare, fare tutta una serie di attività che servono ad attirare i donatori quanto più possibile verso la donazione. E questo è importante. Ecco perché bisogna spingere al massimo. Una cosa che volevo dire ancora, noi siamo presenti nello sport, nel teatro, nel cinema, ovunque c'è gente.
perché ci seguono veramente di cuore un po' tutti quanti. Quindi ogni manifestazione è un modo per farvi conoscere. Quando si chiamano anche altre associazioni che non sono proprio nel nostro campo. Se voi andate a vedere nei nostri social, vedete alcune attività che abbiamo fatto proprio giorni fa, dove siamo presenti con il mini basket. Diciamo, perché l'Avis sta lì in piazza mentre stanno facendo le gare i ragazzini? Perché? Perché con i ragazzini? Perché il ragazzino con la brochure va a casa e mette la pulce nell'orecchio ai genitori e dice: ma tu papà vai a donare? È un modo per promuovere quella cultura della donazione che dicevamo prima. Per cercare di attirare quanto più possibile gente da noi. Questo è. Bene. Ora io diciamo che vedendo un po' quelli che sono i dati del Centro Nazionale del Sangue, purtroppo da questi dati emerge un dato molto allarmante che vede il nostro paese ad avere nei prossimi 10 anni circa 200.000 donatori periodici in meno. La Basilicata però si è distinta positivamente e anche durante il periodo del lockdown è riuscita comunque a soddisfare il fabbisogno regionale. Erika, chiedo a te, come è stato possibile raggiungere comunque questi risultati nonostante l'emergenza sanitaria che stavamo vivendo? Avete adottato delle strategie differenti lì ad Avis? Allora, come prima cosa, Flavia, dobbiamo dire che l'Avis non si è mai fermata. Dobbiamo elogiare, se posso permettermi, le nostre dipendenti, Caterina e Carmelina, le quali hanno lavorato egregiamente durante il periodo del lockdown, continuando a programmare le donazioni. Ci tengo a sottolineare il continuare perché la programmazione delle donazioni non è iniziata con il lockdown, cioè nel periodo del coronavirus, ma è una strategia che cerchiamo di portare avanti da sempre in modo da non avere mancanze di sacche o eccedenze di sacche. Quindi noi tramite la piattaforma Assoavis ci facciamo giornalmente le telefonate ai nostri donatori, sappiamo chi non può donare perché sta subendo, non so, ha subito operazioni, sta facendo determinate cure, oppure quando c'è carenza di determinati gruppi facciamo delle telefonate a determinate persone le quali sappiamo appartenere o meglio avere quel gruppo sanguigno e quindi andiamo sul sicuro, diciamo. Quindi diciamo la programmazione non ha cioè non è un qualcosa che è nato solo adesso, sì. Avete sempre ragionato, sì, in questo modo, sì. Sì. E vi aiuta comunque ad avere un'autosufficienza comunque di tutte le tipologie di sangue, sì, a 365 giorni l'anno. E in che modo si arriva a essere volontari Avis? Se puoi dirmi un po' l'iter, io so che anche tu hai avuto un'esperienza prima, sì, come volontaria, adesso come membro, sì, comunque del consiglio. Io praticamente mi sono avvicinata all'Avis a 18 anni, in seguito a un incontro tenuto a scuola. Quindi subito lì ho fatto la mia prima donazione. Dopo qualche anno ho svolto il servizio civile appunto presso la comunale di Potenza e ora sono rimasta come volontaria per aiutare. Personalmente mi occupo dei rapporti con le scuole proprio perché per cercare di far capire ai ragazzi l'importanza del volontariato e della donazione, quindi cercare in qualche modo di poter garantire un ricambio generazionale e una continuità proprio a livello culturale, non lo so, passare come fosse il testimone da Natale a me a altri ragazzi. Perché alla più fine giovani. È quello l'obiettivo, garantirlo sempre, sì, questo tipo di obiettivo che avete. E con il progetto scuola, quindi voi cosa andate a chiedere ai ragazzi? Quali testimonianze magari portate nelle scuole? Nelle scuole generalmente andiamo appunto noi ragazzi che abbiamo svolto il servizio civile, noi ragazzi donatori. Con noi generalmente vengono anche, non so, infermieri o medici, in modo da avere anche la parte tecnica proprio. Cerchiamo di spiegare un attimo cosa avviene prima della donazione, quindi tutto quello che facciamo per arrivare alla donazione, cosa c'è dopo e il lavoro appunto di cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi.
Se posso chiedere, visto che lei è presente in Avis da tantissimo tempo, quanto è fondamentale il contributo che questi ragazzi attraverso il servizio civile o i semplici volontari riescono poi a portare in associazione? Perché comunque sia loro forse essendo più pratici di tecnologia riescono a raggiungere lì dove magari con il vecchio sistema non era facile raggiungere. Senza l'aiuto dei giovani l'Avis non potrebbe esistere. Conoscere il proprio stato di salute, conoscere il proprio gruppo sanguigno significa potersi far salvare la vita dai medici che l'hanno appena preso. Certo, perché È comunque sia importante. nell'immediato che bisogna agire. Certo, sono momenti difficili, pochi minuti e si può salvare la vita. Se io conosco il mio gruppo sanguigno, chi È mi già un viene? passo in più E noi per verso questo ci siamo salvare, sì. battuti perché in qualsiasi dei documenti che noi portiamo appresso ci Sia sia. inserito. Anche su una app qualsiasi che noi portiamo appresso, ci sia la possibilità Ma di andare a sarebbe leggere il giusto, proprio in gruppo effetti. sanguigno. In effetti sarebbe giusto, perché comunque Noi ci parecchie siamo volte battuti e credo capita. che ritornerà questo. In un periodo particolare fu fatto, poi alcuni parlamentari dissero la privacy, insomma, questi problemi qui, e fu tolto. Ora non lo so, può darsi che sia. Però essendo, diciamo, comunque di vitale importanza sapere questa Può cosa, darsi poi che si potrebbe andare ben si oltre la riuscirà ad privacy. arrivare di nuovo a questo fatto, che noi speriamo veramente di cuore per questo. Erika, ci puoi dire come funziona quando c'è un'emergenza? Cioè, l'allarme che vi arriva e la macchina Avis come agisce durante un'emergenza di Beh, sangue? durante un'emergenza, ricevamo la chiamata dall'ospedale o l'ospedale comunica all'Avis regionale, la quale poi chiede aiuto a noi comunali e a seconda appunto del gruppo sanguigno di cui c'è necessità procediamo con le telefonate perché, ripeto, tramite Asso Avis tutti i nostri donatori in qualche modo sono schedati, quindi sappiamo chi telefonare appunto e chi no. Chiedo Senti, scusa, è sì, il ditemi. servizio trasfusionale dell'ospedale San Carlo che avvisa noi come Sì, ok. Avis e poi noi chiamiamo i donatori. Infatti voi siete comunque attivi anche in Sì, ospedale, le donazioni, ma certo. anche proprio come Come servizio di punto, sì. C'è assistenza, giusto? una cosa che vorrei dire Certo. a favore dei donatori. Ci sono molti donatori che vengono da soli, hanno un calendario, loro. Sanno Sì. quando presentarsi e ci telefonano loro a noi, non tutti per la verità, per mille ragioni, però anche questo è Alcuni, sì. importante dirlo perché è giusto dirlo. Beh, quando il dovere che E chiama in quello è questo il dovere caso, civico di dovere cui civico di cui parlavo parlavamo prima. prima. In pratica, come dicevamo, in Avis c'è bisogno comunque di giovani donatori. Volete lasciare un messaggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento? Magari, non so, invitarli, tranquillizzarli, perché un minimo forse di paura all'inizio forse ci può essere. Ma io più che altro vorrei invitarli prima di tutto a venire a conoscere un po' cos'è Avis, cosa facciamo in Avis, poi da cosa può nascere cosa e quindi se vogliono diventare donatori, scusami, ben venga, cioè non saranno mai soli e soprattutto intraprendendo comunque questo viaggio da donatore. Significa anche intraprendere una vita sana, uno stile di vita sano, Più che alla fine è corretto. quello sì, che noi comunque puntiamo su quello, perché per riuscire a donare bisogna stare bene in salute, e altrimenti purtroppo si è È difficile scartati, si è, poterlo non è fare. facile riuscire a donare. Noi diciamo ci proviamo Sì, ci tutti. proviamo. In aggiunta a quello che diceva Erika poco fa, io direi che in tutte le manifestazioni che noi facciamo in piazza, dovunque, ho chiuso. Ci sono i giovani che si avvicinano, Sì. quindi quello è un momento in cui Di conoscono conoscenza. Sì. l'associazione e poi chi di loro vuole viene da noi e ci E conosce meglio. se volessero venire a donare, come devono fare La stessa adesso? cosa, si presentano da noi e gli diamo tutta le disposizioni Le e tutta l'informazione informazioni di cui necessaria. hanno bisogno. Va bene. Io vi ringrazio per questa vostra disponibilità. Magari ci rivedremo in Avis o sicuramente in tutte le altre manifestazioni, visto che comunque è fondamentale trasmettere questo valore e questa cultura della donazione. Saluto chi ci ha ascoltato e invito alla donazione, visto che questo è il nostro obiettivo. E l'ultima parola la lascio a No, no, non è Natale. l'ultima No, parola, no, no, no. per carità. Saremo felici che voi con la vostra troupe e tu, Flavia, Certo. veniste nel nostro centro, l'UDR, l'unità di raccolta,
di fronte al Donnuva e far parlare anche i donatori personalmente, perché lo abbiamo già fatto nel passato, ma è importante perché per chi ci osserva dall'esterno, vedere e capire quello che dicono i donatori veramente nel luogo in cui donano è importantissimo per noi. Noi cogliamo questo invito e quindi vi ringraziamo e vi auguro una buona serata. Buona serata a tutti.